didattica in presenza al 50% nel triennio delle scuole superiori, capienza degli autobus ridotta al 60%. Sono queste alcune delle regole sottoscritte dalla nuova ordinanza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, emanata giovedì sera. Non solo scuola, però, tra le altre regole è previsto il divieto al consumo di alcolici nei luoghi pubblici e attenzione rigorosa al distanziamento nei centri commerciali, dove andrà rispettata la regola di una persona ogni 10 metri quadrati di superficie. La questione della didattica a distanza è la causa di un trasporto pubblico locale che purtroppo non riesce a garantire le distanze e può essere causa di contagio. Quindi in questo senso cerchiamo di alleggerire il trasporto pubblico locale così da non compromettere le lezioni in presenza per tutti, e in questo tempo che è della durata di circa 3 settimane fino al 15 di novembre noi cercheremo di comprendere quello che è l'andamento e di mettere in campo tutte le risorse per cercare di potenziare il trasporto pubblico locale in base alle esigenze che riscontreremo e di riportare tutti gli alunni in presenza. Certamente l'obiettivo è il 15 di novembre di tornare indietro? L'obiettivo è il 15 novembre di vedere la situazione e di cercare di capire quali mezzi possiamo mettere in campo per cercare di sopperire e di potenziare il trasporto pubblico locale per quello che riguarda la didattica in presenza. Per le attività commerciali a che cosa avete pensato? Abbiamo pensato a interventi che non vanno a condizionare le attività commerciali, ma il comportamento e l'accesso alle attività commerciali che deve essere in sicurezza per tutti. Nella nostra regione, nei centri commerciali, nei grossi centri di distribuzione, era prevista e consentita la presenza di una persona ogni 8 metri quadrati. Noi abbiamo ridotto la presenza di una persona ogni 10 metri quadrati e chiaramente deve essere fatta la sanificazione, deve essere fatta tutta una serie di interventi che sono la mascherina e il distanziamento, e non è consentito nei luoghi chiusi all'interno dei centri commerciali, la possibilità di mangiare o di bere lungo i corridoi, perché potrebbe essere, diciamo, anche questo un elemento che consente al virus di contagiare. Può essere un'occasione di contagio, quindi è questo. E poi c'è la possibilità, anzi l'impossibilità, di bere e mangiare in assembramento. Lo ripeto, in assembramento significa più due o più persone vicine non possono bere e mangiare nelle piazze, nelle strade, perché è chiaro che si mettono in campo tutta una serie di interventi per cercare di ridurre il contagio, e poi la distrazione, anche seppure di pochi minuti, può compromettere quanto si fa in termini anche di sacrifici da parte di tanti. I controlli saranno fatti dalle autorità competenti per evitare che queste ordinanze siano vane, ma invece devono essere rispettate, perché sono comportamenti che, messi tutti insieme, possono evitare scenari peggiori e soprattutto possono evitare danni alla salute e alla sicurezza delle collettività e della comunità marchigiana, e anche, con un eventuale restringimento delle misure, anche danni a livello economico e a livello lavorativo. Per sale gioco e sport? Guardi, per le sale giochi abbiamo detto che è consentita l'attività dalle 8 alle 21. Per quello che concerne lo sport, abbiamo, d'accordo con le federazioni e col CONI, rinviato l'inizio di alcuni campionati di qualche settimana per controllare la crescita la stabilizzazione della curva epidemiologica, per cercare di evitare gli effetti di questi inizi di campionato possano poi avere un'incidenza negativa sulla curva epidemiologica.